Ciao a tutti, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. Oggi video profumoso. Oggi vi parlo, non ho preparato granché su questo video, vado molto a braccio, sensazione, una cosa detta così fra amiche. Vi parlo dei profumi Diptyque, ne ho tre in campioni, che mi ha gentilmente omaggiato Rosa, la mia amica Rosa del canale Profumo di Rosa. E scusatemi che mi organizzo un attimo. Allora, ne ho tre. Diptyque è un brand francese che si colloca tra via di mezzo tra un commerciale e la nicchia. Non è proprio un commerciale, come non è proprio una nicchia, è una via di mezzo. Comunque, oltre a questi tre, io ho provato Lo, che è in wishlist. Spero di poterlo comprare in sgombro perché la confezione è da 100 ml, sapete, per me è tanta, insomma. E ho avuto modo di provare questi tre qui, sono contenta. E ringrazio, allora io ringrazio tutti quelli che commentano sotto, che si fidano di comprare profumi al buio, che mi lasciano un ansia, oddio, adesso questo mi dice un sacco di parole, che ha comprato l'Aromatica Elisir così a naso chiuso e poi invece leggo che è contento, perché io ringrazio sempre i commenti. Il mio è un canale minuscolo, pochissime visualizzazioni, però diciamo che mi fanno piacere i commenti di chi magari anche non commenta, ma comunque ti segue, o comunque che si fida, che aspetta un tuo video e che ti ascolta volentieri. Io adesso ringrazio Lia, ma perché mi ha scritto ieri, che appunto sul commento del profumo T-Rose, dove mi chiedeva appunto di parlare di un profumo alla rosa, ma di un brand di nicchia. Così ho colto l'occasione per fare questo video, perché questi profumi è da un pezzo che li ho provati, riprovati, però non mi scottevo nel fare il video. Comunque ringrazio tutti per i messaggi, insomma, che mi scrivete. Allora, partiamo da Eau Essence, che appunto Rosa mi ha detto provalo perché è proprio il profumo. Vediamo se ho preso, no, non ho preso quello giusto in effetti. Eau Essence, che mi ha detto proprio acqua dei sensi, è buonissimo, è favoloso, mi piace tantissimo. E in effetti è così. Allora vediamo se è quello, questo è quello per i capelli. Comunque non li riprovo perché me li ricordo molto bene. Allora questo qua, Eau Essence, tra l'altro questo come Eau Moelle, Eau Rose, sono uscite in edizioni speciali da un paio di anni. Io ho avuto modo anche di provarli in aeroporto, sono fialette in spray queste qua, per cui molto comodi anche per dare la vaporizzazione. È veramente l'acqua dei sensi, che fa raggiungere la pace dei sensi, è buonissimo. È un fiore d'arancio favoloso. Ecco, tutti e tre, e anche il profumo Lo che avevo provato di Diptyque, devo dire che sono profumi dove si sente comunque una certa qualità delle materie prime. Non è il top, se no avrebbero anche altri costi, però sono profumi che mi piacciono, non si sente tanto l'odore dell'alcol, comunque non si percepisce, non sono stucchevoli, non sono appiccicosi, non sono finti. Ecco, diciamo che questi tre qui, a parte uno, come magari anche tanti altri, ho sentito tanti commenti, ho letto tante recensioni, non hanno questa fissazione, questa proiezione, questa durata. Allora, questo qui, Eau Essence, è un fiore d'arancio favoloso, molto molto naturale, fatto molto bene. Io come paragone tengo il fiore d'arancio in estratto che ho preso in roll-on quando sono stata 2 anni fa in Marocco. Se avete modo di andare in Marocco, appena sarà possibile tornare a viaggiare, ci auguriamo quanto prima, in Marocco il fiore d'arancio lo tirano dietro dappertutto, in albergo lo trovate in bagno, negli ascensori, nelle hall, nelle camere, nei ristoranti, nel pulmino se fate delle escursioni, da qualsiasi parte sentite un fiore d'arancio squisito, molto naturale, ne hanno dappertutto, ci sono gli arancetti lungo la strada, chiaramente poi non sono frutti che vengono mangiati, per cui io ho quel fiore d'arancio come paragone e riconosco un profumo d'arancio, un fiore d'arancio molto molto naturale. Il fiore d'arancio, tra l'altro, proprietà, quando me l'hanno venduto, che l'avevo comprato, antistress, rilassanti, defaticanti, devo dire che è veramente fatto bene, buonissimo. C'è una piramide olfattiva. Allora, sono profumi molto semplici. Questo io, oltre al fiore d'arancio, c'è anche la nota di arancio, che un po' si sente. Poi ci sono anche altre note, però io vi dico quello che sento. Per me è un mono nota questo profumo qua, non sento altro.
non è che ha chissà quale evoluzione o quale costruzione, ma è buono lo stesso, non è che per forza un profumo deve avere chissà quale evoluzione, deve partire da A e arrivare a Z. È un profumo molto semplice, molto buono, veramente, rilassante, confortevole. Io adesso non ho voglia di un fiore d'arancio al momento, perché appunto ho ancora quell'estratto lì da finire. Però se dovessi, tra l'altro è una nota che a me piace molto, se dovessi comprare un fiore d'arancio, penserei a questo. La pecca è, tenete conto che io i profumi li tengo su abbastanza, cioè io sono una che metto il profumo la mattina e li tiene fino alla sera. Non ho Montale, non ho Mancera, non mi piacciono quelle bombazze. Questo, ecco, non mi sembra che abbia chissà quale durata, non mi dura assolutamente tutto il giorno, un paio di orette le fa. Ecco, ne ho ancora da provare, da continuare sinceramente, però ho percepito, ecco, che non dura tutto il giorno, a meno che non sia, è un profumo che va rispruzzato. Però se siete amanti del fiore d'arancio, volete qualcosa di veramente naturale, fatto bene, si sente anche un po' l'arancio senza essere troppo carico, opprimente, finto. Questo è fatto veramente, veramente bene. E questo è Eau Sense. Poi andiamo, è scattato la voglia dell'acquisto per uno dei tre, eh? Adesso vi dirò quale. Poi andiamo a Eau Moelle. E questo si sente già di più. Questo è un fiorito giallo, un fiore giallo, c'è l'ylang ylang. Io sento solo questo. Adesso questo non ho bisogno di rispruzzarli perché li ho provati, comunque si sentono bene, cioè appunto sono profumi semplici, si identifica, cioè come quello, Eau Sense, si sente subito che è un fiore d'arancio. Questo è un ylang ylang, anche questo molto buono. Questo dura di più, questo dura di più, è una proiezione sicuramente più forte, perché comunque l'ylang ylang è un profumo, un fiore opulento. Anche l'ylang ylang ha potere afrodisiaco, l'olio essenziale di ylang ylang ha caratteristiche, non, sì, proprietà afrodisiaca. Buonissimo, affascinante, giallo, ecco, come profumo, affascinante, sensuale, questo si può essere benissimo da scia, mi dura di più rispetto a quell'altro, molto buono. Non è scattata la voglia dell'acquisto per questo, perché sto cercando, sto andando verso la scoperta di nuove note olfattive. Fiore d'arancio ne ho avuti anche di low cost, e con i ylang ylang c'è White Tuberoso, che è tuberoso ylang ylang, per cui anche questo per me è una cosa fatta molto bene, non plasticosa, non finta, non stucchevole, buone le materie prime, non, sì, io adesso non sono alla ricerca di questo tipo di profumo così fiorito giallo. Per me è una cosa già sentita. Se cercate un fiore giallo, un ylang ylang semplice, che si faccia sentire, notare, fatto bene, anche questo sicuramente va bene. E per me è una cosa già sentita, ecco. Anche di questo mi pare è uscita cioè l'edizione, è da 2 anni che ci sono le edizioni speciali, non so. C'è la versione da 50 ml, che mi pare che costi 80 euro. Poi veniamo a Orose. Orose mi ha fatto venire voglia dall'acquisto. Orose, appunto, vi dicevo prima di Lia che mi aveva commentato che anche lei ama la rosa e mi chiedeva un profumo alla rosa, di un brand, di nicchia. Questo è favoloso, questo l'ho messo su stamattina. Questo ha una grande pecca che rimane poco, dura un paio d'orette, però è una rosa. È una rosa fantastica. Allora, no, a me non, io amo la rosa, non mi piace la rosa rossa, la rosa sensuale, la rosa carnale, la rosa strappamutande da farmaco fatale. Non mi piace quel tipo di rosa. A me piacciono le rose delicate, femminili, per femminili, innocenti. Questo è una favola. Allora, qui rispetto a T. Rose, non sento la parte verde del gambo. È comunque una rosa mo rosa, molto molto delicata, potrei dire un po' acquatica. Ecco, non verde, ma acquatica. Questa è una favola. Ecco, queste sono le rose che piacciono a me, innocenti, pure,
infantili. Questo è un profumo che secondo me va bene sia per ragazze giovani, ragazzine, sia per la signora anziana. Sapete che io quando ho dei profumi penso sempre, o comunque faccio provare alle mie nipoti e lo faccio provare a mia mamma. Magari ai miei nipoti meno perché riesco a vederle meno, però penso se possono essere adatte a loro, invece magari a mia mamma le faccio provare. E sta benissimo anche a una ragazzina giovane perché non è niente di, non so, né volgare né impegnativo. Anche per me questo è un profumo proprio dell'innocenza, ma anche del pulito. Secondo me questo potrebbe andare benissimo come regalo per una ragazzina che ama i profumi e fa magari o la prima comunione o fa la cresima. Se si vuole così fare un battesimo di un profumo, di regalare qualcosa che si possa ricordare come un via, qualcosa di artistico, secondo me questa rosa è favolosa. E purtroppo non persiste tanto, è un profumo che dura un paio di orette e va rispruzzato, però questo mi fa venire veramente voglia di ricomprarlo. Questo ho letto che è un mix di rose, no, ho lasciato il telefono in giro perché mi ero fatta la schermata ed è un mix di rose. Mi pare che sul sito Diptyque, non so, dicono che ci sono più rose, qui sono stati estratti i petali, sono stati messi nell'acqua bagnate così. È una rosa fresca, una rosa bagnata, non sensualona, non potente, non bombazza, però di un'eleganza, di una raffinatezza squisita. A me piace tantissimo, piace tanto. Ho letto appunto anche altre recensioni che dicono che qui come fissazione siamo presi un po' male. Se io dico 2 o 3 ore, magari un altro dice un'ora. Non so se l'avete provata, se voi mi dite a me dura tutto il giorno, mi pare un po' strana, è molto delicata. Ho sentito che tanti profumi di Tika hanno, questa caratteristica di essere molto volatili, però ecco, a volte quando piace tanto un profumo, anche poterlo rispruzzare non è male, insomma, se appunto piace, lo si ama, insomma, si può anche ovviare a questo problema. Per cui questo entra in wishlist. Io ho una wishlist lunghissima anche di profumi commerciali, di brand commerciali, per cui non credo che quest'anno andrò a comprare questa fragranza qui, a meno che poi non la trovo in sgombero. Però vi dico di provarla, ecco, provatela perché non c'è niente di finto, di stucchevole, di appiccicoso, di chimico che possa dar fastidio. Questo è proprio molto molto naturale. Ecco, tutti e tre li ho trovati molto naturali come profumo, come rappresentazione proprio del fiore. E provatele se riuscite ad avere un campioncino, una profumeria che vi dà un decanto, provatelo soprattutto per quello che appunto è la persistenza. A me non interessa neanche tanto a volte la proiezione. Però se un profumo mi piace tanto, piacerebbe sentirlo, ecco, abbastanza. Però piuttosto di uno che mi dura 2 o 3 giorni, che è un tatuaggio, preferisco una cosa così e rispruzzarmela. Però penso che prima o poi andrò a comprare questo profumo alla rosa, perché è la rosa che piace a me, proprio favolosa. Se avete voi anche voi un profumo alla rosa simile o cosa, ditemelo. Io quando vado in. Io sniffo tantissimi profumi perché ogni volta che vado in centro magari passo da Coin, non tanto nelle altre profumerie Douglas o Limoni perché la commessa, vabbè, giustamente ti viene vicino, non ti lasciano usare come si vuole. Invece quando vado da Coin posso usare volentieri, con calma, senza che nessuno mi assalga. Allora chiaramente i diptych non ci sono, però profumi alla rosa ne sento anche tanti, però ecco che mi piacciono ce ne sono pochi e questo è uno di quelli. Ok, questi allora sono i profumi Diptyque Eau Sens, che è un buonissimo fiore d'arancio, Eau Moëlle, un ylang ylang strepitoso e Eau Rose. Una rosa da provare per gli amanti. Ecco, con questo è tutto, io vi faccio gli auguri di buone feste, può essere che faccia altri video se mi gira, se ho l'ispirazione o se qualcuno mi chiede qualcosa. Comunque vi faccio buone feste, molto probabilmente ci rivedremo, dai, che possono essere il più sereni possibili, visto il periodo, però dai, non pensiamoci, godiamoci la vita con i profumi e spendiamo. E ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio i commenti e tutto quanto. Vi saluto e buona domenica a tutti. Ciao!